Allora, in bocca al lupo a Massimiliano Maria. Dottoressa Lucia Cuffaro, che piacere buongiorno averla qui. Che bel vestitino, un Mondrian quasi. Grazie. Molto, molto bello. Fatto da te? No, no, questo comprato. Allora, Lucia Cuffaro dell'Università del Saper Fare, progetto del Movimento per la Decrescita Felice. Questo riesco a dirlo perché oggi tra Huffington Post e tutte queste cose mi sono un po'... di lingua. Esatto. Allora, oggi è di scena la ricotta. Ce la facciamo in casa. Perché prendere l'automobile, andare al supermercato, inquinare il parcheggio, eccetera? No, a casa. Ce la facciamo a casa perché la possiamo fare con ingredienti di prima qualità, quindi scelti da noi, magari a chilometri zero, magari a partire con il latte crudo. Un altro vantaggio è che possiamo utilizzare un latte aperto magari circa 2 giorni fa, che non vogliamo utilizzare per la colazione, e così. Guarda, io vado avanti fino anche oltre la scadenza, da latte. So che non è opportuno, ma diciamo. Allora, vediamo subito cosa serve. Latte fresco intero, 2 cucchiai di aceto di mele o un limone spremuto, sale o miele, una pentola in acciaio inox, un canavaccio, un colino e una fascella, che poi sarebbe questa qua. Sì, che è la cosa più complicata. Allora, cominciamo immediatamente. Io ho messo a preriscaldare del latte che deve arrivare alla temperatura di circa 80 gradi. Come faccio a capire 80 gradi? Quando fa il velo? Quando non fa il velo. Un attimo, cioè, prima che faccia il velo. Esatto, noi per non farglielo fare innanzitutto dobbiamo girare abbastanza velocemente. Quando comincia a fare, la vedi quella cremina che si fa attorno? Più o meno siamo intorno agli 80 gradi. Allora, io adesso la misuro per vedere se va bene. Quindi non c'è un tempo per... Ma guarda, in realtà si può fare anche abbastanza d'occhio. Adesso arriviamo velocemente a vedere se si arriva agli 80 gradi. Se si mischia sempre si permette che di avere un latte che ha sempre tutta la stessa temperatura. Quindi mescolare. Ok, ci siamo, guarda, siamo a 82 gradi. Allora, perfetto. Adesso ti faccio fare una magia e la fai tu. Io? Allora, vieni qui. Vieni qui. Allora, adesso tu metti 2 cucchiai d'aceto e velocemente giri. 2 cucchiai di sì, aceto. Sì, devi essere molto veloce. Vai, vai. 2. Gira. Ok. Allora, in pochissimi secondi, Tiberio Timperi, signore e signori, oggi... Bisogna sempre girare nello stesso senso o anche al contrario? In questo senso, Tiberio Timperi sta facendo una magia. In diretta sta trasformando il latte in ricotta. Sta cagliando, giusto? Guarda, esatto, sta cagliando, ormai ho imparato il termine. Si stanno formando i fiocchetti e bisogna girare per circa un minuto in modo tale che si formino appunto questi fiocchetti che poi saranno la ricotta. Ah, è l'aceto che innesca la... E che è il coagulante, il fattore coagulante. Possiamo usare o 2 cucchiai di aceto di mele perché dà comunque un'aromatizzazione più leggera. Va bene anche quello di vino bianco o anche un limone spremuto. Beh. Quindi 3 ingredienti che abbiamo sempre a casa. Dopo circa un minuto, ok, ti puoi anche fermare e dobbiamo fare una cosa. Dobbiamo metterlo a riposo con un canovaccio. Quindi lo togliamo dal fuoco. Allora, spegniamo, ti faccio vedere. Lo mettiamo a riposare in modo tale che i fiocchetti... Okay. Prendano definitivamente la loro forma. Lo copriamo in questo modo. Ah, così? Sì, sì, così. Dopo circa 1 ora e mezza, quindi che si è raffreddato e tornata a temperatura ambiente, avremo più o meno questo risultato. Allora, togliamo l'aceto. Via l'aceto. Ok. Questo qui. Allora, questa è la versione un po' più leggera, che lo si può fare o con il latte, quello intero, o quello parzialmente scremato, o se invece vogliamo una ricotta particolarmente ricca, ci possiamo mettere la panna da cucina, quella da montare, però non montata, quella fredda, classica. Ok. Allora, a questo punto guarda, immagino che tutto vada filtrato. Esatto, bravo. Allora, ti faccio vedere come noi utilizziamo questo metodo, sì. Magari tieni, non vorrei Sì, te lo tengo. Vai, vai, guarda che bella, guardala, si è formata. Che soddisfazione. Sei commossa, vero? Sì. Immaginavo. Allora, adesso un pochino poi ci aiutiamo anche con il classico... Mestolo. Sì, esatto. Schiumarola, questa è la schiumarola. Schiumarola, a Roma, non so se si dice anche in tutta Italia, però a Roma si dice schiumarola. Come si dice schiumarola a Roma, a Firenze si dice schiumarola. Allora, come vedi, abbastanza velocemente si è formata la nostra ricotta. Uno lo può fare quando c'è il latte proprio avanzato, anziché buttarlo. Sì, oppure sai che ti voglio fare un dolce, voglio preparare un dolce, non ho la ricotta, come faccio? Ho il latte o l'aceto e posso fare la mia ricotta. Latte e aceto, pensare che dia luogo alla ricotta...
Sì. Allora, questa semplicemente la possiamo mettere in una fascella. Come vedi, va però un altro po' fatta colare, questo lo spostiamo. Certo. Quindi serve una sorta di... Sì, serve poi un altro pochino di tempo per farla comunque scolare. In generale, poi... Ma io ricordo... che i pastori avevano una sorta di... spingevano. Guarda, infatti, si può spingere o con un barattolino o con un bicchiere, in modo tale che, vedi, noi utilizziamo il miele, ad esempio, un pochino facciamo scendere il siero. In realtà questa ricotta è un metodo di preparazione che parte dal latte direttamente intero. In realtà, ti ricordi quando abbiamo fatto il formaggio, avevo detto che con il siero... con il siero che avanzava dal formaggio, ricuocendolo di nuovo con l'aggiunta di un po' di latte, avevamo la ricotta, ricotta due volte. Quindi questo è un altro metodo in realtà, ma il metodo quello tradizionale... Insomma, tutte le strade del latte portano la ricotta in qualche modo. Allora, però ti volevo dire che questo siero che si è formato comunque è importantissimo, perché noi lo dobbiamo conservare in frigorifero all'interno del suo latticello, in modo tale che risulti gustosa per almeno due, tre, anche quattro giorni. Se uno per esempio avesse anche delle erbe aromatiche... Sì, le erbette... Guarda, ti faccio l'esempio. Se vogliamo darle un'aromatizzazione particolare, possiamo aggiungere delle varie spezie ed erbette. Ma sopra? Poi mischiamo. Noi mischiamo poi. Ok. Che fai, la ricotta salata? E la facciamo salata in questo modo. Mischiamo la nostra ricottina in questo modo. E così poi quando l'andremo a servire sarà già salata, speziata e pronta per i nostri ospiti. C'è Vittorio, uno dei cameraman che guarda interessato con particolare amore questa ricotta. Sì, ma non ci crede nessuno che si fa così facilmente e che viene così bene come quella comprata. È per questo che tu sei qui. Esatto. E la tua presenza qui è giustificata proprio dal fatto che rendi semplici e accessibili delle cose che invece... Impensabili. Ricordo allora, gli ingredienti. Ti faccio vedere dopo poi la ricotta dolce. Allora, un decilitro di latte fresco intero, 2 cucchiai di aceto di mele oppure un limone... Poi verrà spremuto del sale, del miele o del miele, pentola in acciaio inox, del canavaccio, un colino e una fascella. Stai dicendo e volevi... Allora, ti voglio far vedere la versione dolce. Sai, di mattina non è un granché mangiare quella salata. Uso la ricotta al posto del burro quando faccio ricotta e marmellata, è strepitosa. Ma guarda un po', eccoci qua. L'avevo visto. Allora, l'avevo viste. Ti faccio l'esempio. Noi possiamo condire la nostra ricotta, invece che utilizzare lo zucchero, che per tantissime persone magari non fa particolarmente bene. Beh, senti, io appartengo alla generazione cresciuta con la TV dei ragazzi, con il panino all'olio e burro e zucchero, per cui eccoci qui, e quindi una bella botta di colesterolo. Miele di melata, abbiamo la marmellata, abbiamo le gocce di cioccolato con il caffè dentro, quindi si presenta anche come un dolce già particolarmente completo, sano, perché come ti dicevo si può fare dal latte intero ma anche col latte crudo, se riusciamo a trovare una cooperativa che a chilometri zero magari ce lo vende anche più economico. Ovviamente anche il pane te lo sei fatta da solo, perché adesso molti in casa hanno la macchina per panificare. Insomma, cara Lucia, sei stata come sempre fantastica, grazie. Guardo con cupidigia questo pane e ricotta. Ci fermiamo qui.